a big, big house with lots and lots of big house. Caro diario, è già passato un sacco di tempo dall'ultima volta che ho giocato a Five Nights at Freddy's 3. Dopo aver concluso con la settima nota del secondo gioco, ho deciso di dire basta. Basta a un gioco che apprezzavo, ma al tempo stesso mi faceva girare i coglioni. Adesso non ci gioco più. E mi sento bene. Sono guarito dallo stress che quel gioco mi ha causato. Sono tranquillo, anche perché passeranno ancora dei mesi prima dell'uscita di Five Nights at Freddy's 4. Ciao, Big House! E tu chi cazzo sei? Io sono te. E vuoi sapere un'altra cosa? L'altro giorno è uscito Five Nights at Freddy's 4. No. Non può essere vero. Oh, e invece sì. E adesso dovrei farci un video, pezzo di merda. Questo cazzo di horror non avrebbe dovuto uscire ad Halloween? Come va, vicini di casa? Io sono Big House e siamo oggi su Five Nights at Freddy's 4. Chi è un mio fan, chi è un vicino di casa, sa benissimo che cosa penso di questo gioco, che da una parte lo adoro, mentre dall'altra parte lo disprezzo per la sua bastardaggine che conoscete benissimo. E anche per il suo essere sopravvalutato come gioco, addirittura da essere considerato l'horror più spaventoso al mondo. Quando non c'è niente di più falso. Ma tralasciando questi fatti, io adoro Five Nights at Freddy's e ho preso questo quarto capitolo perché morivo dalla voglia di vedere com'era. E voi me lo avete chiesto fino alla noia, quindi adesso cominciamo. Lo proviamo insieme e prevedo una bella dose di spaventi anche per questa volta. New game. Ci siamo? 5 giorni prima del party. Golden Freddy? Vedo che hai cambiato look. Con quel bel cappello viola e il fiocco. Che cosa ha fatto lui questa volta? Ti ha rinchiuso nella tua stanza di nuovo. Non essere spaventato. Sono qui con te. Ma che ca... Questi sono i miei amici. Ma io non voglio essere loro amico. Perché a Foxy manca la testa? Perché c'è il pupazzo di... Penso che sia Golden Freddy che mi osserva. Chi è che bussa? Chi è che bussa, Golden Freddy? Non mi piace che mi guardi così. Ah! Ero io che bussavo? E si mette a piangere. Domani è un altro giorno. E finisce così. Oh! Notte 1. Carino il pupazzetto di Freddy, però... Dove cazzo mi trovo? Premi qua per correre alla porta. Attenzione, ascolta attentamente. Se senti respirare, tieni la porta chiusa. Se non senti respirare, usa la tua torcia. Ah, quindi... Ok, chiudo la porta con Shift. E uso... Che cazzo era? Ho sentito qualcosa. Chiudo la porta? Ok. E il mouse per tornare indietro. Oh. Ok. Beh, però devo dire che... Insomma... Almeno non è la solita... Roba... Ah, ok, pensavo si fosse bloccato. Almeno non è la solita roba del guardiano notturno e le telecamere di merda, cioè... Bene! Non vorrei che fosse come la prima notte del terzo capitolo.
che senti i rumori, ti preoccupi e poi non succede. Ah! Col cazzo che non succede un cazzo! Cos'erano? Porca troia! Strani, piccoli, freddi, con i denti, inquietanti. Non arriva nessuno però da ste porte. E sono le 4. Sono leggermente preoccupato. Uè! Nessuno. Allora, ho capito che devo controllare queste porte. Ho capito che devo controllare il pupazzo dietro di me. E ho capito che la torcia è il mio unico alleato. Ma quello che mi chiedo, ho sempre a che fare con gli stessi animatronic? Foxy? Chica? Freddy? Freddy c'è però, eh. Freddy in formato mini, ma c'è. Cos'è? Non so cosa sia preso Chica, ma aveva un aspetto orribile. E se anche gli altri animatronic sono così, se sono brutti quanto lei, non c'è affatto da scherzare. Fetenti! Fetenti come gli scarafaggi che si nascondono dalla luce. Cosa? Che succede? No, non è che c'è qualcosa dentro la stanza, Chica? Ah! Va bene, chiudiamo la porta di Chica, vai! No! Allora, tu dimmi come uno può fare a chiudere la porta. Freddy! Erano le 5, tutto tranquillo. E Freddy ti pre... Freddy ti prende da dietro. Come suo cugino. Sono morto perché ho cercato di chiudere la porta mentre tenevo la torcia accesa. Sento passi, sento passi! Dall'altra porta. Addio! Bastardo! Chiudi qua! Li avete sentiti? La luce. Ancora quella cosa! Oh mio Dio! Che tu sia maledetto, Scott Cawthon! Ma non sono mai morto così tante volte nella prima notte. 4 giorni prima del party. Tu sai che si sta ancora nascondendo. Chi? E mi osserva sempre, eh? Sempre e comunque. Dappertutto. È casa mia fuori dalla mia stanza, dalla stanzetta del bambino. Mangle? Cos'hai fatto a Mangle, Golden Freddy? Oh! Bastardo! Ecco dove era finita la testa di Foxy! Divertimento con... Plush Trap? Divertimento con Plush Trap? Spring Trap? Trappola di primavera, sei tu? Cosa vuol dire quella X? In che parte della casa sono? Perché lì c'è un conto alla rovescia? Oddio.
Too bad. Cosa? Cosa avrei dovuto fare? Era una sorta di gioco facoltativo? Ho preso una pausa dal gioco perché avevo una voce rauca dall'ultima volta che ho urlato. E nel frattempo, mentre facevo il video, il gioco si è aggiornato alla versione 1.01. Grazie, Scott! Hai reso il gioco ancora più difficile, per caso? Sento spifferi strani. Chi c'è? Allora, a parte i Freddy, i piccoli Freddy che poi diventano grande Freddy, ho visto l'armadio muoversi. Meglio tenerlo chiuso questo armadio, no? C'era dentro un piccolo Foxy. Ok? E appena sento un rumore strano... Appena sento un rumore... Ah! Cos'era? No, no! Non dirmi che era il dolcetto di Chica! Manca soltanto che il pupazzetto di Foxy mi attacca, eh? Diventa una creatura mostruosa come questi qua. Ci manca soltanto quello. Ci manca soltanto quello. E manca anche Bonnie. Ah! Ma... Bonnie! Non c'è Foxy. Perché io lo so che quel pupazzetto diventerà Foxy. No! Bene, amici miei, siamo giunti alla fine di questo primo assaggio di Five Nights at Freddy's 4. Però devo dire che mi sta piacendo, perché c'è dell'innovazione, c'è qualcosa di nuovo ed è più spaventoso degli altri messi assieme. Devo ancora attuare una strategia, perché al momento sono scarsissimo. Però, magari qualcuno di voi ha dei consigli su come affrontarli. E se sì, lasciate un commento. Inoltre, se volete seguirmi in questo nuovo incubo e diventare dei vicini di casa, allora iscrivetevi e seguitemi e mettete un like a questo video se vi è piaciuto. Un'altra cosa, seguitemi su Facebook e Twitter e... Credo di aver detto tutto. No! Non ho detto tutto. Questa era la prima parte di Five Nights at Freddy's 4, ma il prossimo video sarà la parte 2. A breve, purtroppo. Ciao a tutti vicini di casa!